Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi avremo l'onore di avere un ragazzo tedesco, professore di latino e greco. Ciao Martin, benvenuto qui con noi. Ciao Giulia. Come stai? Molto bene, molto bene. Un onore. Il piacere è tutto nostro, davvero. Da dove ci chiami? Da Spaia, si chiama Spira in italiano. Bello. Bene, allora ci vorresti un po' parlare di te? Io vorrei subito chiederti com'è nata la tua passione per il latino e per il greco. Sono un insegnante al liceo da 16 anni e la mia esperienza è quella. La decisione di studiare una materia all'università molto molto spesso dipende dagli insegnanti della scuola. Era quasi lo stesso con me. Avevo un insegnante di latino che poteva creare in me, che poteva far crescere in me questa passione per il latino. Lo ricordo come se fosse ieri. Stavamo leggendo il libro De Repubblica di Cicerone e quasi all'improvviso mi sono reso conto che gli antichi romani avevano ancora così tanto da dirmi che senz'altro dovevo studiare il latino all'università. E per il greco, diciamo così, il latino e il greco sono una famiglia, è quasi fratello e sorella, inseparabile secondo me. Il greco era infatti più parlato nell'area mediterranea e anche una lingua ufficiale nell'impero romano. Molto molto interessante, quindi la tua passione è nata sui banchi di scuola, possiamo dire. Sì, sì, esatto, esatto. Che cosa provi tuttora parlando ed insegnando queste lingue? Che emozioni ti suscitano? Attenzione, il latino che insegniamo a scuola e il latino nei libri di Cesare, di Cicerone, anche di Virgilio. Quindi un latino letterario e non il latino parlato sulle strade di Roma. E per questo ho l'impressione che non abbia senso parlare attivamente questa lingua letteraria con i miei studenti. Voi italiani non parlate come tante sulle strade, no? Per questo la mia lezione di latino di solito va così. Leggiamo un testo in latino, facciamo una traduzione in tedesco, qualche volta anche in inglese, e parliamo del contenuto. Abbiamo una discussione per capire la cultura antica, ma anche la nostra cultura, paragonando le due culture. E quindi la tua domanda potrebbe essere meglio: che cosa provi quando leggi testi degli antichi romani o greci in originale? E devo ammettere, quasi ogni volta quando leggiamo l'inizio dell'Odissea di Omero in un greco antico perfetto, andramoiene pemusa polytroponos malapolla, voglio quasi sempre piangere, sapendo quanto soffrirà quest'uomo durante la nostra lettura, durante il nostro anno scolastico. Che bello, immagino sia importantissimo per gli studenti avere un professore che provi così tante emozioni insegnando una lingua. Dicono che il latino e il greco ti aiutino a ragionare. Conoscere queste due lingue ti ha aperto la mente? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo così, dopo 2000 anni, noi umani ci poniamo sempre, ancora, le stesse domande. Cos'è l'umano? Come dovrebbe essere, come dovrebbe vivere l'umano? Cos'è la giustizia? Come deve essere strutturato uno Stato? Che cos'è un sistema giudiziario equo? Socrate definisce l'umano come un essere che sa
di saper nulla. Quindi non credere mai di conoscere la verità su una cosa, di sapere la verità. La soluzione è il dialogo, anche a scuola. Un insegnante che dice l'interpretazione va così, ve la dico io, non si comporta in un modo umano secondo Socrate. Siamo e rimarremo sempre alla ricerca della verità, sempre. Questo è umano. E leggere questi pensieri ha cambiato, sono sicuro, ha cambiato la mia vita significativamente. Che bello vedere questa lingua anche da un punto di vista filosofico. Sì, sì, esatto, molto filosofico. Dove insegni al momento? E soprattutto perché i tuoi studenti vogliono imparare queste lingue? Insegno al liceo classico di Spira, o Speyer in tedesco. Si chiama Gymnasium am Kaiserdom, che significa liceo vicino al Duomo degli Imperatori. Ma per imperatore il tedesco dice Kaiser, che viene da Giulio Cesare. Gli antichi romani non dicevano Cesare, ma Kaiser, Gaius Julius Kaiser, con quasi la stessa pronuncia come il tedesco. E perché i miei studenti studiano queste lingue? Risposta semplice: non possono scappare. Tutti i ragazzi e tutte le ragazze che vengono da noi devono imparare il latino come prima lingua straniera, quindi prima dell'inglese. Dopo un anno iniziano con l'inglese e dopo un altro anno devono scegliere fra il francese e il greco antico. E tipo un terzo, qualche volta anche qualche anno, anche la metà degli studenti vuole imparare il greco per il contenuto dei testi, gli argomenti filosofici. Interessantissima questa cosa che il latino viene prima dell'inglese. Sì. Per i tuoi studenti, quali sono gli argomenti più difficili da apprendere in latino e in greco? È molto difficile per i tedeschi e la mancanza degli articoli nel latino, perché il tedesco ha tre articoli e senza nessun articolo si deve sempre vedere alla fine della parola. Per esempio, amicus us nominativo, ma amicii genitivo, o dativo, amicum accusativo e amico l'ablativo. C'è anche un caso che non esiste in tedesco, ma nemmeno in italiano, l'ablativo, che risponde a molte domande, dove, da quale, attraverso il quale, tante altre domande. Questo è difficile. Il greco antico, invece, non ha questo caso in più. Il greco antico ha anche tre articoli, come il tedesco, e sembra, almeno i miei studenti dicono così, sembra molto più vicino al tedesco che al latino. La cosa più difficile del greco sono le forme, la morfologia. Che confusione, mi hai appena fatto ricordare dativo, genitivo e tutte queste cose che ho studiato in tedesco. Quindi immagino sia certo difficile anche nelle altre lingue. Sì. Dopo aver studiato queste due lingue, riusciresti a dirmi qualche somiglianza e qualche differenza con l'italiano? Quando mostro ai miei studenti i primi testi italiani, loro sono davvero stupiti, sono sorpresi di quante parole già conoscono dal latino. Io dico sempre, se volete parlare il latino, dovete imparare l'italiano, perché l'italiano è il latino parlato di oggi. So che questo potrebbe suonare un po' strano agli italiani, perché gli italiani percepiscono il latino come una lingua straniera, una lingua molto vicina, ma una lingua straniera. Ma i miei
i miei studenti di latino percepiscono l'italiano come un latino moderno, e anche con alcuni miglioramenti dal loro punto di vista. Per esempio, l'italiano, ci sono articoli, non c'è più il caso ablativo, e soprattutto non ci sono tante desinenze per i casi. Un vantaggio dell'italiano. Un altro vantaggio per i miei studenti, per l'apprendimento dell'italiano, è la conoscenza del tempo perfetto nel latino, che è il tempo narrativo, come il simple past in inglese. Un esempio, in italiano, ieri sono stato in un luogo qualsiasi. In latino, ieri fui in loco. La coniugazione del verbo esse, non è essere come in italiano, è esse, fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Quindi gli studenti di latino non hanno problemi con il passato remoto perché hanno quasi già visto le forme nel perfetto del latino. Esatto, è praticamente la stessa cosa con delle piccole modifiche. È sì. Molto molto simile. Che meraviglia però per gli studenti di latino studiare latino e poi rendersi conto di poter comprendere anche un'altra lingua aggiuntiva. Sì, esatto, esatto. Molti studenti del liceo si chiedono: ma è ancora utile studiare il latino e il greco? A che cosa mi serviranno queste lingue nel futuro? Ecco, Martin, che cosa vorresti rispondergli? Quali sono i vantaggi di conoscere queste lingue al giorno d'oggi? Ci sono vantaggi a diversi livelli. Il latino è la madre delle lingue romanze e allora è una base perfetta, ideale per l'apprendimento delle altre lingue romanze. Inoltre, una volta che hai imparato la lingua latina con la sua struttura, con la sua grammatica, tu impari le altre lingue in un modo diverso. Impari come funziona la lingua. E l'altro vantaggio riguarda la personalità, la propria personalità. Si sviluppa attraverso il contenuto dei testi. La lingua non è una tecnica. La conoscenza della lingua serve a comprendere le opinioni e i pensieri delle persone che parlano o hanno parlato questa lingua. Voi siete insegnanti di lingue. Come insegnanti di lingue sapete che si deve leggere le opere in originale per poterle comprendere, analizzare, interpretare correttamente. E soprattutto quando si tratta di contenuti filosofici. Assolutamente, certo. Mi viene in mente anche un altro vantaggio per gli studenti di medicina. Conoscere il latino, sì. No? Esatto. Per te invece, Martin, è stato facile imparare l'italiano? Ho sempre cercato di capire l'italiano nei giornali, nei quotidiani, solo con la mia conoscenza del latino. Ma quando ho iniziato, ho deciso di intensificare i miei sforzi per utilizzare l'italiano attivamente, ho notato sempre di più quanto siano vicine le due lingue. Non bisogna separare queste lingue. Per me l'italiano è il latino 2.0. Giusto. Mi piace tantissimo questo punto di vista. Sei mai stato a Roma? E quando giri per Roma, fai caso a tutte le scritte in latino? Ti piace leggerle, analizzarle? Andiamo in Italia con i nostri studenti quasi ogni anno, a Roma, a Napoli, Pompei, chiaramente Pompei. E lì
ovviamente viene letto tutto ciò che è scritto in, in latino. Certo. Ti piace Roma? Ah, assolutamente. Caput mundi. Sì. Ti va di dirmi qualche parola latina o qualche proverbio latino? Ah, una cosa che mi piace molto, l'espressione quid quid agis prudenta agas et respice fine. Qualunque cosa tu faccia, falla con saggezza e considera la fine. Wow, che bello, che bellezza. E con questo proverbio chiudiamo il video e io, Martin, ti ringrazio di cuore per aver partecipato. Complimenti per il tuo italiano perché è veramente fantastico e io ti auguro tutto il meglio. Grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. E ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!